In seguito alla tragedia dei braccianti agricoli stranieri deceduti in due incidenti stradali occorsi nella capitanata e che hanno falcidiato la vita di 16 persone, ieri nel primo pomeriggio è stato convocato d'urgenza in prefettura Foggia un comitato per l'ordine e la sicurezza alla presenza del ministro dell'Interno Salvini, che in sintonia con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha assicurato maggiore controllo e più attenzione al fenomeno del caporalato. Il ministro ha parlato di mafia vera e propria, mafia che deve essere combattuta. Battuta soprattutto togliendo ossigeno economico e migliorando ulteriormente la legge sul caporalato. A mio determine, svuotare progressivamente i ghetti. Non è possibile che in una società evoluta come la nostra si parli di ghetti che vivono al di fuori della legge. Ci sono alcuni milioni di euro destinati a superare la fase emergenziale, a rendere più normale la vita di questi ragazzi. Vanno aggrediti i patrimoni dei mafiosi che campano di caporalato e di sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Io ringrazio la prefettura, le forze dell'ordine, la magistratura per il lavoro che hanno fatto e che stanno facendo. Parlerò personalmente con i responsabili delle confederazioni agricole per avere totale collaborazione, per una trasparenza dell'attività che oggi non c'è. Apro e chiudo una piccolissima parentesi: se l'agricoltura italiana non fosse costretta a inseguire la concorrenza sleale di altri produttori, per i nostri agricoltori probabilmente vivere e sopravvivere sarebbe più semplice. Ricordo che da qui a febbraio ci saranno 1.500 uomini della Polizia di Stato che entreranno in servizio in tutta Italia. Rivaluteremo il ruolo di alcune questure e posso già dirvi che la questura di Foggia salirà di importanza e quindi aumentando di importanza aumenterà anche di organico. Non prometto miracoli, ma totale attenzione a una città e a una provincia che probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente senza spirito polemico, però negli anni passati non è stata valorizzata e tutelata e difesa come avrebbe dovuto e potuto.